è stata una stagione piena di emozioni. All'inizio della stagione eravamo un po' in difficoltà e un po' di sfortuna anche a inizio stagione. Però poi la KTM, il team e io ci siamo impegnati tantissimo, ci abbiamo creduto fino in fondo e da metà stagione in poi abbiamo iniziato a fare molto bene, siamo andati molto forte tutta la finale della stagione e adesso sono qui e ancora non ci credo, sono molto contento. Avevo un team da mondiale. Un team completo di persone, non c'era una persona che non andava bene, tutte le persone erano perfette. E anche la KTM si è impegnata e alla fine ce l'abbiamo fatta. Quando sei un pilota ufficiale che ti danno tante cose da provare, ci sono cose che vanno bene, ma anche quelle che non vanno bene. Però nel finale della stagione erano più quelle che andavano bene. Sono stato regolare, sono sempre andato a punti quest'anno e penso che sia stata questa la cosa buona di quest'anno. Canetta aveva preso un grande margine di 41 punti fino a Jerez, ma purtroppo si è fatto male al piede a Jerez venerdì. E quindi si è tutto un po' mischiato un'altra volta e quindi a Jerez, quando abbiamo saputo che Canet non partecipava alla gara, che quindi ha preso 0 punti, io ne ho presi 20 e 25, quindi ho recuperato tanto e da lì ho iniziato a crederci. Il prossimo anno si avvera una parte del mio sogno, no? E dove finalmente vado a fare il mondiale con il Team Sky e sono veramente molto orgoglioso e darò il massimo sempre.